un nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta charm. Per poterla realizzare sto usando due dei miei filati presenti sul mio sito Filati Elsa e sono il filato della lana gatto linea calicò nel colore bianco, ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 50% lana merino, 50% acrilico, mentre l'altro filato che ho usato è il cashmerette della Mistrico Filati, che ogni gomitolo è da 25 grammi ed è 60% lana merino, 30% cashmere, 10% poliammide. Due filati che si possono dire diversi da loro, ma che, come potete vedere, vengono benissimo se lavorati per una creazione, usandoli appunto uno per la creazione vera e propria e l'altra per rifinirla. Per quanto riguarda questa giacchetta, che è una taglia S, però come vedete mi veste larga, si potrebbe anche chiudere, ma io volevo creare appunto questa chiusura. Mi era piaciuta tanto la giacchetta ai ferri, quindi vi ho fatto una versione anche all'uncinetto. Ho utilizzato 350 grammi del calicò e un gomitolo del cashmerette. Se siete una taglia S, ma la volete ancora più lunga, dovete andare a prendere un gomitolo in più del calicò. Mentre se siete una taglia M, vi occorrono 500 grammi del calicò se la volete larga quanto la mia e due gomitoli del cashmerette. Se invece siete una taglia L, allora vi consiglio 600 grammi sempre del calicò per averla sempre larga o anche un po' più stretta ma più lunga e tre gomitoli del cashmerette, giusto per essere tranquille. E se volete anche fare questo un po' più lunga, io del gomitolo per fare questo e fare i polsi ho usato del tutto il mio gomitolo, quindi per questo vi dico che per una M occorrono avere almeno due gomitoli, perché sicuramente lo scafo e la manica vi verrà più larga e qui volete farla anche un po' più lunga, quindi vi consiglio per questo due gomitoli anche se siete una taglia M e due gomitoli o anche tre se siete una taglia L. Ho lavorato con l'uncinetto numero 4, in descrizione vi lascio il link al sito appunto Filati Elsa, il mio sito, dove troverete tantissimi colori del calicò, quindi potete farle anche in altri colori, per esempio ho il colore, ce l'ho qui quindi vado a guardare, ho il nero, c'è il rosso, c'è il rosa, c'è il blu, c'è un mattone, c'è un verde, a cui potete abbinare i colori del cashmerette. Di quelli ci sono un bellissimo colore oliva o un bellissimo colore bluette, che veramente andrebbero bene se tipo utilizzate il colore verde, da poter metterci l'oliva vicino come colore, se vi piace i colori verdi e comunque le loro sfumature. La lavorazione è semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa trama molto particolare. Una volta fatti questi due giri, si arriva all'altezza degli scalfi, si divide la parte dietro dalle due parti avanti e si va fino a lavorare all'altezza delle spalle. A quel punto si cuciono e si vanno a fare le maniche. Per le maniche ho utilizzato lo stesso punto della giacca, quindi lo stesso punto, e le ho fatte abbastanza larghe. Infatti, vedete che non ho fatto diminuzioni, qui va a scendere, anche perché il cashmere si lavora sempre con l'uncinetto numero 4, ma è leggermente più non doppio perché comunque è sottile, ma avendo questo effetto peloso. Quando lo si lavora col 4 tende ad allargarsi, quindi si ha questo effetto delle maniche che vanno ad allargarsi e che io adoro tantissimo. Poi sono tornate anche di moda. Una volta fatte le due maniche, sono andata a creare una lunga striscia di maglie alte che ho cucito poi intorno allo scollo in modo tale da poter fermare in questa maniera la giacchetta. Come vi dicevo, però, se voi non volete fermarla con il laccetto, potete fare dei giri di maglie alte attorno a tutta l'apertura della vostra giacchetta, quindi anche sotto di lato, chiuderla e in modo tale da poterla chiudere con dei bottoni. Questo è se la volete chiusa. Io però preferisco che le giacchette mi vadano larghe, che si veda il vestito che indosso o comunque la maglia che indosso sotto, quindi preferisco che vadano in questa maniera. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando taggatemi sempre o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sfiruzzare, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio. E mi raccomando, già ve l'ho detto, se non utilizzate il mio stesso filato ma ne utilizzate un altro, contattatemi sempre per avere se avete dubbi o una volta che avete finito la vostra creazione. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per poter realizzare la nostra giacchetta io utilizzerò due filati, quello della lana gatto linea calico il colore bianco e quello della cashmerette della Mistrico filati di cui utilizzerò questo grigio. Laverò l'intera giacchetta con il calico, mentre i polsi e per rifinire la giacchetta userò il cashmerette. Lavorerò su un campione, ma vi dico già che io per la giacchetta ho montato 190 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9, a cui poi va aggiunto una catenella per poter avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, per fare questa giacchetta che arriverà, diciamo, più o meno all'altezza dei fianchi, quindi se la volete chiusa, mi raccomando, mettete tante catenelle quanto avete largo o la seno o la circonferenza fianchi, a seconda di cosa avete più largo. Se invece come la volete con me aperta, la mia si potrebbe anche chiudere con dei bottoni, ma mi piace più il fatto di lasciarla aperta. Comunque ci calcolate sempre di mettere tante catenelle quanto misura la circonferenza o dei vostri fianchi o del vostro seno. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una e due. Prendiamo il filo, saltiamo la prima delle nostre catenelle, la seconda e la terza, entriamo direttamente nella quarta, quindi nelle catenelle di base saltiamo 3 catenelle, entriamo in quella nella quarta e andiamo a fare una maglia alta. Catenelle 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva, andiamo a fare il nostro punto nocciola o nocciolina, come preferite chiamarla. Entriamo nella catenella, prendiamo il filo e tiriamo. Riprendiamo il filo, rientriamo nella catenella, riprendiamo il filo e tiriamo. Un'ultima volta, prendiamo il filo, entriamo sempre nella stessa catenella, prendiamo il filo e tiriamo. Andiamo a chiudere con una catenella tutte le maglie sul nostro uncinetto. 2 catenelle, una e due. Andiamo nella catenella successiva e andiamo a fare una maglia alta. Prendiamo il filo, saltiamo 2 catenelle e quello che facciamo lo faremo per tutto il nostro giro. Quindi andiamo nella terza catenella, andiamo a fare una maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva, un'altra maglia alta. Prendiamo il filo, saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva e andiamo a fare il punto nocciolina. Quindi prendiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo, usciamo e ci alziamo. Riprendiamo il filo, rientriamo nella catenella, riprendiamo il filo e riusciamo. Un'ultima volta, prendiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo e usciamo. Prendiamo il filo e usciamo da tutti i fili che abbiamo sull'uncinetto. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo una maglia alta. Entro nella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo e andiamo a fare il nostro punto nocciola. Quindi entriamo o nocciolina, quindi prendiamo nella catenella, prendiamo il filo, usciamo e tiriamo. Riprendiamo il filo, rientriamo nella catenella, riprendiamo il filo, usciamo e tiriamo. Un'ultima volta, prendiamo il filo, entriamo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo tutti con una catenella. 2 catenelle, entriamo nella catenella successiva e facciamo una maglia alta. Ancora un'ultima volta insieme, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella catenella successiva e vado a fare il mio punto nocciola o nocciolina. Entro nella catenella, prendo il filo, tiro ed esco. Prendo il filo, rientro nella catenella, prendo il filo, esco. Prendo il filo, rientro nella catenella, prendo il filo ed esco.
chiudo tutto con una maglia con una catenella, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è quello che facciamo per, no, per tutto il nostro primo giro. Andiamo a terminare il primo giro facendo salto 2 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado tra le 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle successive e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, salto tutto e ricomincio da capo, ossia vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Scusatemi, 3. E di nuovo salto tutto, vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo da fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro. Terminiamo, andiamo a fare 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 1 di 2 catenelle, scusatemi, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo 2 catenelle, di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta dove avevamo la terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Questi sono i due giri che bisogna sempre ripetere per tutta l'altezza del nostro cardigan della nostra giacchetta. Quindi mi giro con la lavorazione, vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa, prima avevamo le catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, rientriamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare il nostro punto nocciola nocciolina. Quindi entriamo dentro, prendiamo il filo, tiriamo, prendo il filo, rientro, prendo il filo e tiro. Un'ultima volta prendo il filo, entro nell'archetto, riprendo il filo ed esco. Chiudo le maglie alte sull'uncinetto, 2 catenelle, 1, 2, rientro e vado a fare una maglia alta. Prendo direttamente il filo, vado dove ho i due gruppi di 2 maglie alte, di 3 maglie alte, quindi qui, e vado a fare 2 maglie alte, una e due. E ricomincio da capo, facciamolo ancora una volta insieme. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare il mio punto nocciola nocciolina. Quindi entro dentro, prendo il filo ed esco. Prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco. Prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco. Ho fatto questo per 3 volte. Prendo il filo e chiudo tutte le maglie che ho sull'uncinetto. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro sempre nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e due. E ricomincio da capo, quindi vedete stiamo rifacendo di nuovo il primo giro. Quindi, come vi dicevo, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Io naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetuti fino ad arrivare agli scalfi e poi vi farò vedere come dividere le due parti avanti dalla parte dietro. Ho ripetuto il motivo per 12 volte, quindi dal basso per arrivare agli scalfi ho ripetuto il motivo 12 volte. Vi ricordo che stiamo facendo una giacchetta, quindi la voglio corta, non che va lunga, e adesso sono andata a mettere i miei marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei motivi, ossia questi
Vedete, 1, 2, ne ho 20, quindi che ho fatto? Ne ho messi 5 sul davanti e ho messo il mio marcatore, 10 dietro e 5 sul davanti, da quest'altra parte, mettendo il marcatore dopo il quinto gruppo. 1, 2, 3, 4 e 5. Mi raccomando, se voi avete un numero dispari, quello dispari mettetelo dietro, oppure se volete potete metterne 4 avanti e 4 avanti e mettete più dietro se volete che la giacca vi vada più larga dietro. O se invece dietro volete che stringa, avanti fosse più larga, allora mettete due motivi in meno dietro e mettete un motivo in più sul davanti. Quindi, per fare un esempio, se siete la mia stessa taglia ma volete che dietro vi stringa di più, allora potete metterne 8 dietro e 6 davanti, in modo che davanti vi si chiuda come preferite. Io sapete che preferisco che le giacchette non si chiudano, quindi metterò 5 motivi avanti sia da parte destra che parte sinistra e 10 dietro. E adesso andremo a lavorare sempre lo stesso punto, però lavorando soltanto su 5 dei nostri motivi. Andiamo a lavorare normalmente, quindi iniziamo il nostro giro andando a fare sempre le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, la nostra nocciolina, quindi prendiamo 3 volte il filo, chiudiamo e poi di nuovo 2 catenelle. Andiamo a fare un'altra maglia alta sempre all'interno delle 3 catenelle e procediamo a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino ad arrivare alla fine del giro. In quel caso vi mostrerò come poi fare per finire il giro e iniziare poi il secondo. La maglia alta e poi andiamo a fare le 2 maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte e ricominciamo da capo. Quindi lavoriamo normalmente come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare alla fine dove abbiamo i marcatori e in quel caso vi farò vedere come andare a terminare la lavorazione e iniziare poi il nostro secondo giro. Allora, sono arrivata dove ho il marcatore, ho fatto quindi la maglia alta, la nocciolina e di nuovo la maglia alta, prendo il filo, vado direttamente tra dove ho dove ho messo il marcatore, vado a fare una maglia alta e ho terminato così il giro. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare giustamente il secondo giro e lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo le nostre 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto di 2 catenelle successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E ricominciamo andando direttamente nell'archetto di 2 catenelle. Quindi vedete la lavorazione è sempre la stessa, solo che lavoriamo su meno motivi. E poi io adesso continuerò così fino ad arrivare allo scalf, alle spalle e vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Mi raccomando, poi faremo la stessa cosa anche da quest'altro lato e dietro. E andremo sempre qui a chiudere, a terminare il giro con una maglia alta. E quando lavoreremo dietro, inizieremo sempre dove abbiamo il marcatore, facendo la nostra maglia alta e poi andando a lavorare il nostro motivo, quindi maglia alta, noccioline e maglia alta dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle e termineremo la lavorazione sempre facendo la maglia alta qui in modo tale da avere sempre l'inizio uguale alla fine. Quindi io ripeterò questi due giri fino ad arrivare alle spalle, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e andremo poi a cucire le spalle per poi fare, scusatemi, le maniche. Allora, ho fatto quindi i miei scalfi, ho ripetuto il giro per 2 volte, quindi dal basso per arrivare fino alla spalla, ho ripetuto i miei giri 2 volte e poi sono andata a cucire per un totale di 11 centimetri cucendo per 2,5 motivi, sia da questo lato che da quest'altro lato. E adesso possiamo andare a fare le maniche, dove ripeteremo sempre lo stesso motivo. Allora, per lavorare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 4 e sempre con lo stesso motivo. Mi aggancio sotto con lo scalfo qui e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro sempre dalla stessa dove ho fatto le 3 catenelle e vado a fare la mia nocciolina. Quindi vado a tirare 3 volte il filo e poi chiudo 2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto una maglia alta orizzontale, vado nella seconda e vado a fare 2 maglie alte.
una e rientro 2. Prendo il filo, salto una maglia orizzontale e ricomincio da capo, quindi entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, la mia nocciolina, quindi prendo 3 volte il filo, chiudo, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e di nuovo salto una maglia alta orizzontale, vado a fare la mia maglia alta, le 2 catenelle, il punto nocciola o nocciolina, chiudo, 2 catenelle, rientro maglia alta. Quindi continuo a fare questo per tutto il mio primo giro, vi farò vedere poi come terminare e come iniziare il secondo. Non cambia niente alla fine, stiamo soltanto facendo il lavoro in tondo invece di farlo a giro di andata e ritorno. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 maglie alte, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare l'archetto di 2 catenelle e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto 2 catenelle successive e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto 2 catenelle successive e di nuovo da fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, scusa, 3 catenelle e 3. Vado nell'archetto successivo 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminare e poi come riniziare a fare il primo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ora per rifare il primo giro con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle e di nuovo andiamo a lavorare semplicemente le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo e facciamo il punto nocciola, quindi nocciolina, quindi tiriamo 3 volte il filo, 2 catenelle, rientriamo maglia alta, prendiamo il filo e andiamo a lavorare direttamente dove abbiamo le 3 catenelle successive. Quindi questi sono i 2 giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della manica. Vi ricordo però che io non farò tutta la lunghezza, mi fermerò un po' prima perché farò la parte più bassa con il cashmere, scusatemi, quindi l'altro filato, quello grigio. Vi dirò naturalmente quanti motivi ho fatto con il bianco e quanti andrò a farne poi con il grigio, e poi con il grigio faremo anche il bordino attorno a tutta la giacchetta. Ho terminato la prima manica, ho fatto un totale di 19 motivi, di cui 15 l'ho fatto col bianco, mentre gli ultimi 4 sono andata a farli con il grigio. Adesso andrò a fare anche la seconda manica e poi vedremo come continuare la lavorazione per terminare la nostra giacchetta. Una volta finite le maniche sono andata a lavorare di nuovo il cashmeretto facendo una lunga striscia di 6 maglie alte lunga circa 120 cm che andrò adesso a cucire attorno a tutto lo scalfo, naturalmente solo in alto in modo tale da poter chiudere poi la nostra giacchetta in questo modo. Naturalmente voi potete farla anche più lunga se volete fare un fiocco, se volete che vi penda in basso intendo, quindi diciamo che minimo dovete fare sui 120 centimetri, ma potete farla anche molto più lunga, potreste farla anche più larga, più stretta. Io ho scelto 6 maglie perché alla fine è la misurazione migliore, che sono circa 3 centimetri, vedete. Quindi ripeto, adesso ho fatto questa lunga striscia che andrò a cucire intorno al collo della mia giacchetta.
Ecco, vedete, questa è la giacchetta, io adesso andrò a cucire. Mi raccomando, quando dovete andare a cucire, fate in modo che le due strisce sotto siano della stessa lunghezza, quindi calcolate bene quanti centimetri avete qui, li togliete dall'importo dell'intera striscia di catenelle e quello che rimane lo dividete per due, in modo da sapere quanti centimetri far scendere la vostra striscia di maglie alte sia da questo lato che da quest'altro lato e qui andare a cucire. Prima di farlo, mi raccomando, fermate con dei marcatori la vostra striscia in modo tale da fare la lavorazione il più preciso possibile.